Allora, una bomba era un caso che mi sembra piuttosto interessante anche perché è misterioso in quanto non si è mai trovato il colpevole. Ha agito per 12-13 anni, una cosa come 30-32 attentati attribuiti a lui, molte indagini, squadra speciale, un quasi processo che però non si arriva mai al processo. Diciamo un sospettato che sembrava abbastanza forte come sospetti su di lui, nemmeno ha portato a processo. Ci sono tanti elementi che mi attirano in questo caso, soprattutto perché mi concentro sempre su misteri, anomalie, cercando magari una chiave di interpretazione. Uno dei misteri che è saltato agli occhi a tutti nel corso delle serie di attentati è stata la famosa pausa. La pausa è avvenuta tra il 1996 e il 2000, da notare che una bomber ha agito tra il 94, forse il 93, ma c'è un attentato, quello del 93, che è un po' dubbio che fosse stato lui. Fino al 2006, poi il nulla. In mezzo a questa sequenza, che a volte era molto frequente, nel senso che a volte faceva due o tre attentati nello stesso mese, ci fu una pausa di 4 anni, dal 96 al 2000. E lì ci si sbizzarrì per cercare di capire la ragione. Era stato in carcere per altre ragioni, una malattia? Oppure un'ipotesi interessante, questa, perché era legato alla caserma di Aviano, dove ci sono le truppe americane, l'aviazione americana della NATO, e tra il 1996 e il 2000 ci fu la guerra in Jugoslavia e molti di quella base ad Aviano si spostarono in Jugoslavia. Era un'ipotesi interessante, in effetti, ma nessuna certezza. Questa pausa, vi dico subito, io la spiego ipoteticamente in un altro modo, cioè ipoteticamente nel senso che l'idea del militare, diciamo che va bene, ma non è l'unica possibilità. Per me c'è qualcosa di molto specifico che è accaduto nel 1996, quando lui fa l'ultimo attentato, prima della pausa. Qua un piccolo retroscena. Voi lo sapete che lui iniziava a colpire in Friuli, no? E all'inizio, visto che non uccideva nessuno e questi ordigni erano poco potenti, diciamo che la stampa nazionale un po' se ne fregava di lui, no? Soltanto la stampa locale friulana ne parlava. Ebbene, alcuni giornalisti ebbero l'idea di chiamarlo, invece che una bomber, che pure si ispirava chiaramente all'una bomber americano, di chiamarlo Mona Bomber. Ora sappiamo cosa vuol dire Mona, anche se in realtà ci sono due significati. Al femminile la Mona è una cosa molto bella. È una mia idea, non vorrei fare altri video così diciamo che creano scandalo, ma insomma è una cosa che piace molto, che piace molto. Perché sarebbe un modo un po' gergale, un po' popolare, per definire, diciamo, l'organo sessuale femminile, no? La bella mona. È molto bella, ma al maschile il mona diventa negativo, stranamente. E il mona chi è? Il mona è un po' uno stupido, un idiota, uno scemo. Però il punto è che non è un insulto così grande, così forte. Da cui la frase ma non fa il mona, va, che vuol dire non fa lo scemo, ma non è che gli stai dicendo che è un criminale, un assassino. Quello per cui, il motivo per cui vi racconto questo retroscena, che lo chiamavano Mona Bomber ai primi tempi, è per farvi capire come la percezione, anche nella stampa, di questi attentati era quella di non avere di fronte un vero terrorista classico, che vuole uccidere, che quindi è un criminale molto serio e pericoloso, ma un cretino, uno scemo, un mona, appunto, che faceva scherzetti. La mia idea è che questo lo pensasse pure lui. Lui fosse convinto di questo, non che avesse sul biglietto da visita effettivamente sono un mona con carta intestata, eccetera, ma piuttosto che lui si autoassolveva pensando in fondo io non ammazzo la gente, non sono un serial killer. Difatti, in quasi tutti gli attentati, anche se a volte ci siamo andati vicini, nessuno è morto. Lui pensava questo in chiave autoassolutoria, in pratica lui non era disponibile come livello di coscienza a uccidere sistematicamente la gente. Se avesse voluto farlo, poteva farlo, era facile potenziare di più quei tubi esplosivi e quelle bombe. Bastava aumentare un po' la polvere da sparo, mettere dentro schegge metalliche, cose così come chiodi e sicuramente avrebbe ucciso molta gente. Lui non voleva farlo, lui aveva questa idea di essere un teppista, sì, sicuramente uno che scuote la moralità tranquilla dei borghesi per chissà quale strano rancore nei confronti della società, ma non voleva superare la linea rossa, quella red line dell'ammazzare.
Perché tutto questo discorso? Perché nel 1996, nell'ultimo attentato, quello che poi darà vita alla pausa, lui ha rischiato di ammazzare veramente qualcuno. Questo qualcuno si chiamava Roberto Curcio, era un turista praticamente, era andato a Lignano Sabbiadoro, eravamo in agosto, quindi no, stagione estiva, così al mare. Nel ombrellone che gli era stato assegnato, così quello che era il suo posto sulla spiaggia, lui, aprendo l'ombrellone, da quel che ho capito, ha visto cascare giù qualche oggetto strano, avvolto forse in un foglio di giornale, che era un tubo bomba. Evidentemente Roberto Curcio forse non era del Friuli, non conosceva bene, perché era rimasto molto in ambito locale questi attentati, no? Come dicevo. E quindi fece la cosa che non si dovrebbe fare, incominciò ad armeggiare per aprire questo tubo, che è quello che voleva una bomba, perché l'innesco avveniva tramite apertura del tubo. Insomma, il tubo esplode, ma a differenza di quello che era accaduto in una dozzina di attentati precedenti, questa volta le conseguenze sono gravissime, perché una scheggia recide di netto l'arteria femorale di Roberto Curcio, di questo turista. E insomma, un'arteria recisa di netto è una cosa di una gravità estrema, si muore dissanguato in pochi minuti. Il risultato è che venne portato urgentemente all'ospedale, venne subito operato, e si salvò, per fortuna si salvò, ma fu proprio veramente per un pelo, perché bastava un minuto di ritardo in più e sarebbe morto sicuramente, avrebbe avuto danni cerebrali per anossia, eccetera. Ci fu ovviamente a quel punto una, come dire, un rafforzamento delle condanne dei media, no? A questo punto non lo chiamavano più un mona bomba, non era più un mona qualsiasi, era un criminale, un assassino, una persona psicopatica. Per me questo può essere stato una ragione. Lui si era un po' illuso che i suoi petardi esplosivi fossero solo degli scherzetti di cattivo gusto per creare un po' di terrore e avere per lui un po' di notorietà, no? Perché è questo che fanno i criminali seriali, si nutrono della notorietà che ottengono un po' oscura sui media. Ma questa volta lui, che era lì fra l'altro perché ha compiuto questi attentati a Lignano Sabbiadoro, perché evidentemente era o lì o in una località vicina, ma comunque anche lui in vacanza al mare, sicuramente avrà sentito molto bene le conseguenze, e cioè che la gente, i giornalisti dicevano forse questo muore perché è in condizioni disperate. A quel punto sì, per me potrebbe essere questa una ragione. Lui l'ha fatta troppo grossa quella volta, è stato l'attentato non a caso in cui ha avuto diciamo il rischio più grande, insomma, è andato più vicino a uccidere una persona, e a quel punto smette per 4 lunghi anni. C'è da dire, come cosa tra parentesi, perché non è molto significativa, che nel 1998, quindi in mezzo a questa pausa, c'è un ordigno esplosivo che viene ritrovato, cos'è questo posto? Poincicco, Zoppola, sì, vabbè, ho capito, Zoppola. Vabbè, insomma, in un villaggio dimenticato da Dio, però inesploso, gli stessi inquirenti, anche dopo aver analizzato, anche se non ci dicono i dettagli, hanno concluso che non c'entrava nulla con una bomba. Si trattava di un imitatore, e noi parleremo molto anche degli imitatori in questo video perché hanno creato una grande confusione nelle indagini. Allora, una bomber o due bomber? In realtà potrebbe essere perfino tri bomber, il triplete, il terribile triplete, ma non esageriamo, non mettiamo troppa carne al fuoco. Vi dico che secondo me, adesso vi spiegherò anche, vi darò degli elementi per dimostrarlo, quantomeno farvi capire le mie ragioni, sono due seriali identificati chiaramente dal loro stile, dalla loro tecnica, più un numero non precisato, probabilmente uno o due, che potrei chiamare una tantum, in senso ironico una tantum, perché in effetti questi qui non sono veramente seriali, fanno un attentato, forse due, a distanza di molto tempo. E sì, vengono anche loro coinvolti da questa frenesia degli attentati, ma non c'entrano niente con quei due seriali. Per ora ci concentriamo soprattutto sui due seriali, vediamo di identificarne le caratteristiche. E poi cercheremo di escludere dalla sequenza, in questi crimini seriali, quelli che sono una tantum, cioè che sono imitatori della domenica, che non agiscono con grande frequenza però. La pausa è fondamentale. Vedete, quella che viene chiamata la pausa per me era il fatto che il primo una bomber, che usava sempre tubi esplosivi, aveva appeso il tubo al chiodo, per il motivo che vi ho spiegato un attimo fa.
si è reso conto che la stava facendo davvero troppo grossa. Fra l'altro, oltre a questioni morali, che possono anche esistere in un mezzo criminale, c'è un discorso pratico. Tu fai degli specie di petardi che fanno boom e non uccidono nessuno, la polizia se ne frega e non se ne frega, capito? Gliene frega e gliene frega. Tu incominci a ammazzare la gente, allora, capito? Incomincia a indagare seriamente, tu rischi di passare la vita in carcere con l'ergastolo. Lui ci pensa a queste cose. E quindi non sappiamo quanto è valutazione morale, crisi morale, quanto paura di farla fatta troppo grossa e finire in carcere. Ma sì, secondo me lui vuole smettere per sempre. Nel 96 lui smette di compiere attentati. Ma chi è lui? Lui è quello dei tubi esplosivi. Perché dovremmo dare dei nomi a questi due una bomba? Perché ce n'è un altro. Nel 2000, difatti, ricomincia a esserci attività. E questa attività, questo nuovo ordigno, che cos'è che è? È nascosto dentro delle stelle filanti nel periodo di carnevale. Vedete, è cambiata la tecnica in pratica. Prima, il primo una bomber usava sempre solo i tubi esplosivi, che erano abbastanza facili da fare, se vogliamo, no? Si prende un tubo, che è già quello, un po' di polvere da sparo, presa da cartucce dei fucili da caccia, che si può svuotarle, quella è polvere da sparo, o da botti, capito, di carnevale, petardi, cose così, fuochi d'artificio. E poi, vabbè, non lo so in dettaglio come facesse, ma creava un qualche tipo di innesco. Era abbastanza facile ed era il suo marchio distintivo. Poi nel 2000 c'è l'ordigno nascosto nelle stelle filanti, ma poi, come vedremo, ci saranno ordigni nascosti negli ovetti Kinder, nelle uova vere e proprie, un uovo sodo, nella salsa al pomodoro, nella maionese, nella Nutella, e qui veramente mi incazza perché, come io sono nutellare, è una cosa che ogni volta che apro un barattolo di Nutella adesso ho paura, no? Cose di questo tipo, è una tecnica diversa. Perché allora non hanno pensato anche gli inquirenti e l'opinione pubblica che fossero due di una bomber? In verità ci hanno pensato, l'ipotesi è venuta in mente anche a loro. Alla fine l'hanno scartata e qui non posso spiegare le ragioni degli altri che non condivido, posso comunque immaginare il perché. Hanno pensato che era un po' strano che ci fossero due attentatori nella stessa zona del nord-est Italia. Hanno pensato per un'altra cosa, e questa è, diciamo, verosimile, che cioè un attentatore, un criminale, può evolversi nella sua tecnica, anche in una bomber americano. Che è poi il capostipite, no? Perché in effetti il nostro una bomber è un imitatore o emulatore di quello americano. Quello americano, adesso non mi ricordo più in dettaglio, mi sembra che agito tra gli anni 70 e la fine degli anni 90, poi l'hanno preso. I suoi primi ordigni erano anche loro col tubo esplosivo, ma erano molto rudimentali, usava i tappi di legno per tappare le estremità del tubo, ma il legno non regge, il risultato è che tutta la potenza si scaricava attraverso il legno e non erano pericolosi. Poi si perfezionò purtroppo. I suoi ordigni diventarono più efficaci e incominciarono a uccidere. Quindi sì, è ovvio che si può evolvere. E diciamo che è anche ragionevole in apparenza che quella pausa di 4 anni sia vista come un periodo in cui lui ha fatto così, corsi di perfezionamento, un master in bomborologia, e si sia perfezionato per fare una grande reentrée, una grande rientro con una tecnica migliore. Però sapete cos'è che non convince? Il progresso va avanti, non torna indietro. Se tu passi dalla clava all'arco, poi non è che ritorni alla clava, continui a usare l'arco e poi la balestra e poi che ne so. Lui, se fosse un'unica persona, fa sempre attentati col tubo fino al 96, pausa. Nel 2000 nasconde un piccolissimo oggetto, che è tecnicamente difficile la cosa, per l'innesco quasi piccolo, in una stella filante, un barattolino a spruzzo come, nasconde un ordigno, quindi la sua tecnica è migliorata. Poi che cosa succede dopo pochi mesi? Dopo pochi mesi compare un altro tubo metallico. Qual è il problema? E dopo, dal 2000 fino al 2006, quando si smette completamente nelle attività, c'è una continua sovrapposizione. La maggioranza sono ordigni nascosti in oggetti di uso comune. Uovo, ovetti Kinder, Nutella, eccetera, eccetera. Ma poi, qua e là, inframmezzati ci sono i tubi esplosivi, e qui la cosa non quadra molto. Ma non ve lo do come una prova. Diciamo che non mi convince molto il discorso evoluzione. Anche perché, se noi andiamo a vedere la sequenza di questi attentati, marcando le due fasi dovute alla pausa,
E qui adesso vi faccio vedere una sequenza animata di una cartina in cui compariranno i vari luoghi degli attentati con un numero che è il numero d'ordine. Il colore è il nero per quelli della prima serie, tra 93 e 94, cioè dal 93 al 96, ci sono dei dubbi sul 93 però, Dal 93 al 96 della prima serie, tutto tubi esplosivi, e poi quelli dal 2000, con il colore verde scuro come sfondo. Poi vabbè, c'è anche il rosso e il blu, ma il rosso e il blu non ve lo spiego più, no scherzo, ve lo spiego dopo il rosso e il blu. Sono cose un po' particolari. Sappiate comunque che il rosso che vedrete fa parte, diciamo, di quelli neri, cioè della prima serie. Adesso vediamo questa sequenza e osservate la dislocazione geografica e l'ordine cronologico. Allora, avete visto? Ok, l'ho fatto un po' accelerato se non ci mettevo troppo, ma voi notate una cosa, lo vedete quella striscia rossa, quel bordo rosso? Quello è il confine del Friuli Venezia Giulia. In basso invece c'è il Veneto. Ora è evidente la cosa, non lasciatevi ingannare da quelli rossi che sono comunque neri perché fanno parte della prima serie. Voi capite che quelli della prima serie sono tutti in Friuli, praticamente tutti, tranne il primo del 93 che è a Pordenone. Ed è in mezzo a tutti quei bolli verdi, ma quello lì non è neanche sicuro che sia di una bomba, perché era una cabina telefonica esplosa, probabilmente con un timer, ed è una tecnica tutta diversa da quella che un anno dopo quasi userà una bomba. Quindi potevano essere semplicemente dei teppisti, dei ragazzi che giocavano con fuochi d'artificio, con i petardi. Non è. Gli stessi inquirenti non considerano probabile che fosse stata una bomba a far saltare in aria quella cabina. Se escludessimo quello, tutti gli altri erano nella regione Friuli Venezia Giulia. Guardate quelli verdi invece, come sono quasi tutti nel Veneto, alcuni si spingono fino a Treviso, quindi a sud-ovest, diciamo. È evidente la differenza. Il primo, una bomber, era friulano, il secondo è veneto. È vero, poi c'è una piccola sovrapposizione. Una sovrapposizione che spiegheremo un po' più avanti, però. Cioè che qualche raro attentato, diciamo, della seconda serie, quella dopo il 2000, accadrà in effetti in Friuli, così come vedremo qualche tubo bomba scoppierà anche in Veneto. Ma per me sì, è molto probabile che siano due persone diverse. E qui vorrei aprire una parentesi per quello che è un po' il dubbio che potrebbe venire a molti. Ma cosa sono sti emulatori? Perché qualcuno, solo perché sa che c'è un certo reato, dovrebbe emularlo, ripeterlo? Ci sono delle ragioni e soprattutto ci sono statistiche che lo confermano. Allora, il primo una bomba, voi pensate a questo, non è se parliamo della possibilità, che è una semplice ipotesi, che in questi attentati accaduti nel nord-est, perché c'è il Friuli ma c'è anche il Veneto, ci fossero due o addirittura più persone, non un unico, una bomba. Diciamo che è un'ipotesi, ma voi vi rendete conto che lo stesso una bomba italiano è un emulatore di quello americano? Perché non ci sono dubbi al riguardo. Il termine una bomba nasce in America ed era relativo a quello che poi si scoprirà essere Theodore, oddio, adesso mi ricordo più il nome, Kaczynski, una cosa brutta, cioè di origine polacca, Kaczynski, ma sì, dai Kaczynski, diciamo Theodore. Dal 1978 al 1995, il che è molto interessante. Nel 1995 lo prendono alla fine.
Ma quando il nostro incomincia è il 1994, forse 93 con qualche dubbio, ma comunque prima che venisse preso. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che il nostro una bomba, che è un imitatore, ha visto per quasi 20 anni le opere mirabili dell'una bomber americano, inafferrabile, Primula Rossa, che ha ucciso persone, mandava pacchi, ci sono delle differenze quindi sicuramente, ma comunque mentre il nostro incomincia, l'altro, tra poco finirà, ma lui non poteva saperlo, il nostro imitatore ancora, era un criminale famoso e di successo, perché gli avevano dedicato un sacco di spazio ai media americani, anche italiani alla fine, ed era imprendibile in apparenza. Quindi diciamo che parlando degli imitatori, ironia della sorte, dobbiamo iniziare dal nostro originale Una Bomber, che è un imitatore. Vedete, alcuni dicono emulatori, altri imitatori. Possiamo buttar lì che sono quasi sinonimi. Io preferisco assegnare una piccola differenza per nostra convenzione, no, nel parlare, e definire imitatore chi come Gigi Sabani, Crozza, eccetera, vuole proprio sembrare l'altro per ingannare i media e l'opinione pubblica. È una cosa particolare. Si usano le stesse tecniche. Si cerca di comportarsi esattamente come l'altro per beneficiare di quella notorietà che l'altro ha accumulato, pensando che se ti scambiano, scoprono che tu sei solo un imitatore, ti dedicheranno meno attenzione. L'imitatore quindi vuole copiare in tutto il suo mentore. L'emulatore, ma è una mia definizione questa per dare una nomenclatura, diciamo, usare dei termini che ci capiamo noi dopo, emulatore è colui che si ispira al tipo di crimine, ma non vuole necessariamente copiare in tutto. Sviluppa una sua tecnica, un suo approccio, è affascinato da quel tipo, diciamo, di crimine. E quindi lo fa, ma non necessariamente nello stesso modo. Il confine tra imitatore e emulatore ovviamente è vago, è questione di opinioni. Non è difatti l'esempio ben chiaro se noi dovremmo considerare il nostro Una Bomber italiano un imitatore o un emulatore. Per me è più emulatore, perché anche se è vero che pure quello americano userà all'inizio i tubi esplosivi, ci sono differenze enormi tra i due. Quello americano inseriva le sue bombe in pacchi postali e rispediva persone specifiche, quindi voleva colpire persone specifiche. Il nostro lasciava ordigni sparsi qua e là, a caso e all'aperto, sempre all'aperto, il primo Una Bomber, quello dei tubi, quello friulano. È una cosa completamente diversa. Mentre quello americano aveva dei nemici, aveva degli obiettivi da colpire, che lui odiava, o pensava fosse giusto fermare, perché era molto politicizzato, diciamo così, ideologizzato forse, al nostro non gliene fregava la mazza, li lasciava lì e chi becca becca. Altra grandissima differenza, quello americano faceva le rivendicazioni. Diciamo che già scegliendo una persona specifica, spesso professori universitari, persone importanti in un certo senso, che hanno una loro linea ideologica o politica, quindi colpisci loro per far capire di non apprezzare quella linea. Il nostro, abbiamo già detto, no? Oltretutto nessuna rivendicazione. Pensate che invece quello americano arrivò addirittura a ricattare l'opinione pubblica americana, gli inquirenti, dicendo: non volete più che faccia attentati? Ok, allora pubblicate il mio libro. Questo era scritto un libro, che adesso mi ricordo più il titolo. Era una cosa tipo il futuro del mondo industriale, una cosa del genere, una roba tipo Capitale di Carlo Marx, un libro che diceva che il sistema è sbagliato, che peggiorerà sempre, e forniva soluzioni, tra cui una specie di anarchia, per ribellarsi, per tornare alla libertà. Fra l'altro lui rifiutava il progresso tecnologico. Quando poi venne preso, e stiamo parlando di quello americano ovviamente, lo trovarono in una specie di bosco, in una capanna, tutto con la barba lunga così, no? Quindi questo qui era molto politicizzato, voleva far pubblicare il suo libro, cosa che poi fu fatta, fu pubblicato, non per cedere al suo ricatto, ma perché pensarono, se tante persone lo leggono, qualcuno potrebbe riconoscere quello stile, qualcuno che conosceva chi era. E poi, difatti, sì, il fratello, anche se prima sua moglie, l'attentatore si chiamava Theodore Kaczynski, suo fratello David Kaczynski era sposato e sua moglie incominciò a sospettare che potesse essere il fratello del marito. Theodore consigliò al marito di leggersi quel libro che era stato pubblicato su Penthouse, pensate un po', infatti si era anche un po' incazzato Una Bomber, perché considerava poco autorevole Penthouse. In realtà fu un ottimo sistema per aumentare, diciamo, la lettura, perché così inframmezzavano i capitoli un po' pesantucci, insomma, molto intellettuali, con delle buonazze, ma vabbè, questa è la mia ipotesi. Comunque sì, alla fine
David lesse questo lunghissimo libro e scoprì che sì, insomma, sembrava essere proprio suo fratello, perché citò certi libri che lui aveva letto, usava certe frasi impostate in un certo modo, e lo presero, e tutto fa pensare che fosse lui. Trovarono nella sua capanna molti elementi di conferma, fra cui il brogliaccio del libro che aveva spedito. Molto diversi quindi, no? Però è ovvio che si fosse ispirato a lui il nostro. Gli imitatori, vedete, può sembrare strano questo di compiere dei crimini solo perché qualcun altro li ha fatti o perché l'hai visto in TV. Vi faccio un esempio che magari non vi convincerà molto, ma per me è adeguato per spiegare almeno come nasce nella mente questa stranezza. Avete presente il lancio dei sassi dal cavalcavia? È una cosa questa che per fortuna se ne parla un po' meno, anche se ancora accade, eh? Ma ci fu un'emergenza, diciamo, negli anni 90. Nel 1996, in modo particolare a Tortona, vicino ad Alessandria, in Piemonte, una donna venne uccisa mentre passava sull'autostrada Torino-Piacenza, mi pare, perché un sasso di dimensioni notevoli colpì il parabrezza, la macchina era in movimento ovviamente, e colpì in pieno questa donna che morì. Cosa accadde dopo? Accadde che ci furono degli emulatori più che imitatori. Sapete quanti furono questi? Centinaia. Si arrivò a contarne più di 1000 in tutta Italia. Ora è chiaro che queste persone non erano gli stessi teppisti che avevano lanciato il sasso da quel cavalcavia, che fra l'altro furono poi identificati e tre di loro condannati. Erano altre persone. Ma tutti avevano avuto un'idea, si erano fatti ispirare più che altro da un'idea. Come dire, ci sono molte persone che sono potenzialmente delinquenti, che possono apprezzare di fare carognate varie, ma non hanno l'idea di cosa fare. E allora leggono, sentono una notizia, ricevono un input iniziale, come fu il caso di quella lancia dei sassi, e pensano, ok, il cavalcavia ce l'abbiamo anche noi, le pietre le troviamo, lanciarle qualunque imbecille coi pollici opponibili riesce a farlo, lo facciamo. E lo hanno fatto a centinaia. Ora lo so, qualcuno dirà che non è paragonabile a mettere gli ordigni, magari perché gli ordigni sono più gravi. Si può parlarne di questo, dipende dal tipo di ordigno. Voi considerate che con il lancio dei sassi sono state uccise 2 persone, forse 3 anche. Una bomba non ha ucciso mai nessuno, non perché era buono, ma perché gli ordigni non erano molto potenti. Una volta ci andò molto vicino, come vi ho detto riguardo quel Roberto Curcio a Bibbio a Lignano Sabbiadoro. Che succede allora? Per me la dinamica mentale è la stessa. E fra l'altro un'altra cosa che è simile è quella fascia di gravità, che è tipica per gli emulatori, più ancora che imitatori. Cioè in pratica un livello di gravità del reato tale da riuscire da un lato, un problema di massimi e minimi vincolati, di riuscire da un lato a attirare l'attenzione dei media, perché se ti limiti a buttare la carta fuori dal cestino non è che ti fanno i titoli dei giornali, capito? Ti danno la multa se ti becca il vigile, ma non è una cosa che colpisce l'opinione pubblica. Quindi abbastanza grave da attirare i media, perché si nutrono della reazione che riescono a causare sui media, di quella oscura notorietà di poter dire guarda, hanno fatto l'articolo sul giornale, siamo stati noi, figata. Però d'altronde, di solito, non vogliono superare un certo limite di gravità, che è quello dell'omicidio, una red line, perché a volte per moralità, più spesso proprio per paura di conseguenze, tipo l'ergastolo, non vogliono spingersi così avanti. In questo senso, il lancio di sassi, che poi ha lanciato di tutto, sassi, com'è che si chiama, palle da bowling, un gatto vivo, all'inizio era vivo, porello, poi dopo ha sfondato il parabrezza e è morto anche il gatto, di tutto hanno buttato giù. Il lancio di questi oggetti è proprio in quella fascia di gravità. È una cosa abbastanza grave da parlarne, almeno sui giornali locali all'inizio, se poi ci scappa il morto anche su quelli nazionali, però non è proprio come dire prendi il fucile che spariamo in testa a questa persona, prendi il gatto e lo tiriamo giù, è una cazzata, dai, si ride. Ovviamente viene un po' bastardi e teppisti, ma diciamo che la fascia è quella, perché? Perché questi ordigni, non dimentichiamoci di Mona Bomber, quando veniva considerato così da alcuni giornalisti, non era quello di un terrorista, nessuno, tranne qualcuno, insomma, ma la sensazione è che chiamarlo terrorista, come quelli dell'ISIS, eccetera, non avesse molto senso, i brigatisti rossi del passato. Lui è chiaro che non voleva uccidere, voleva
allertare i media, ma non superare la red line. Difatti, quando poi nel 96 stava per superarla, si ritira. Ah già, ma avevo dimenticato un'altra cosa. Adesso chiudiamo la parentesi degli imitatori emulatori. Per dirvi soltanto comunque che sì, è molto probabile che qualcuno che ha sentito di questa lunga serie di attentati si è fatto, diciamo così, allettare di provarci anche lui. Io penso che difatti dal 2000 incominci ad attivarsi un imitatore, che forse è un emulatore, perché usa una tecnica diversa, quindi non vuole copiare proprio in tutto, però la zona è quella e farà qualcosa che è dell'imitatore, andrà a colpire nella zona di quello friulano appositamente, o per provocarlo, perché c'è una lotta tra i due a distanza, o per confondere ancora di più l'opinione pubblica e gli inquirenti, cosa che andrebbe a fare il loro gioco, ovviamente, a tutti e a due, perché difatti sì, alla fine si salveranno proprio perché gli inquirenti non riusciranno a distinguere bene le due azioni diverse e uno proteggerà l'altro in modo implicito quasi. Ma lo vedremo più avanti questo. Il discorso qual è? Nel 2000 c'è l'attentato delle stelle filanti, no? E ripresa la serie, però con una tecnica completamente diversa. Passano pochi mesi e sbuca fuori un tubo esplosivo. Fra l'altro un po' più sofisticato del solito, con un timer impermeabile all'acqua. Per me è ovvio, è una risposta. Voi dovete pensare a questo e non è che io lo sappia, io non vi do solo risposte, io vi propongo quesiti. Cioè, è interessante questa cosa da chiedersela. Come si comporterebbe un criminale seriale quando si accorge che qualcuno sta copiandolo? Voi pensate al primo una bomber, quello friulano, quello dei tubi esplosivi. Nel 96, scrupolo di coscienza o paura fottuta di essere preso per quasi omicidio, smette di agire. Magari nella sua mente non lo ricomincerà mai più, ma nel 2000... lui accende la televisione, notizia, una bomba è tornata a colpire, terrificante. E lui pensa, ma come è tornata a colpire? Io non ho fatto niente. E allora segue il caso e scopre che non è lui, ma quello lo poteva intuire da solo, ma si accorge che ha un imitatore e che è anche uno che vuole superarlo sul piano della tecnica. Non è facile nascondere l'esplosivo in oggetti di uso comune. Significa camuffare il nesco in oggetti che possono essere molto piccoli. È più difficile di fare un tubo che fare un tubo esplosivo. Il nostro primo una bomber, quello dei tubi, quello friulano, come reagisce? Secondo me un po' si incazza. Sì. Da un lato gli dà fastidio che l'opinione pubblica e i giornalisti siano così stupidi da non capire che è un'altra persona. Lui ha deciso di essere bravo, di non ferire più le persone. Questo qua continua le sue opere, con il risultato che se poi ammazza qualcuno magari dà la colpa a lui, perché pensano che sia sempre lo stesso, magari lo beccano per i primi attentati. E poi si sente anche sfidato sul piano dell'orgoglio tecnico. Questo qui fa cose che sembrano più complicate. Allora lui cosa fa? Pochi mesi dopo ricomincia, tira giù il tubo dal chiodo e lo perfeziona. Un timer e lo rende impermeabile. E lo mette vicino alla spiaggia, dove c'è l'acqua e per quello lo rende impermeabile, ma dimostrando quindi capacità tecnica. È la sua risposta, però, la sua firma, l'uso dei tubi rimane. È lui quello dei tubi. Dopodiché si andrà avanti così, con quello veneto, che è quello che nasconde gli ordigni in oggetti di uso comune, che agisce molto di più, perché l'altro era già, capito, già aveva deciso di smettere, quindi fa ancora qualche attentato con i tubi solo come risposta a quello veneto e probabilmente sì, anche per dare un'indicazione ai media, che però non la recepiranno in pratica, non capiranno che si tratta di due persone differenti. Allora, adesso, scusate, ma qui purtroppo c'è una scaletta con le cose da dire e del materiale da farvi vedere, è il caos, cioè troppa roba, rischio di dimenticarmi, per cui vi faccio vedere subito un'altra cartina, perché è interessante in questi discorsi di capire se ci sono imitatori, emulatori, una tantum, chi possono essere. Qua i colori sono diversi, potete vedere la leggenda in alto a destra. Il nero sono i tubi bomba, il verde quelli nascosti dentro un oggetto e secondo me il nero e il verde, che come vedete sono anche preponderanti, sono i due seriali principali. Il nero è quello friulano, il verde è quello veneto. Il rosso è la cabina telefonica, di cui non è stato dato indicazioni precise sul tipo di ordigno, ma è una tecnica completamente diversa, perché non c'era una persona che ha azionato l'ordigno, cioè non è che abbiano messo l'ordigno nella cabina telefonica e qualcuno che è andato lì per fare la telefonata, figuratevi, il cellulare quando capitava.
ed esplosa. L'hanno fatta esplodere loro. Ed è un approccio completamente diverso. Questi sono rossi e vedete fra l'altro che sono anche abbastanza vicine su un'unica linea quasi, no? Che sono l'1, il 7, l'8 e il 9. Potrebbe essere un gruppetto di tepistelli questo secondo me, che sarebbe un terzo seriale ma non molto attivo. Il blu sono quelli a nitroglicerina, come vedete sono vicinissimi, cioè qua vi dico una cosa di questa mappa. Quando un attentato è accaduto nella stessa identica città o paese, io non potevo mettere il bollino uno sopra l'altro perché non si vedeva più quello sotto. Allora li ho messi vicini. Quando vedete che nel bollino non c'è spazio tra il colore di uno e l'altro, vuol dire che sono nella stessa città proprio. Quando invece c'è un po' di spazio, è proprio una località diversa. Quindi tutti e due, il 27 e il 32, la nitroglicerina, sono stati fatti tutti e due a, oddio adesso mi ricordo più, non è Pordenone, Portogruaro quello. Perché ho coperto completamente l'indicazione. Vabbè, insomma, in quella città lì, che credo sia Portogruaro. Tutti e due nella stessa città con la nitroglicerina, no? Quindi interessante questo. Poi, vabbè, il marrone purtroppo è una fregatura, perché il marrone è dove non ci hanno dato indicazione l'inquirente sul tipo di ordigno o di esplosivo. Non si sa. E quindi potrebbe essere l'uno o l'altro. Comunque io escluderei francamente che fosse un oggetto di uso comune, cioè verde, o un tubo bomba, perché a quel punto non c'era motivo di non dirlo. Secondo me non l'hanno detto laddove o la casistica, diciamo, la forma di questo ordigno era diversa da tutti gli altri, cioè uno scatolotto senza senso, diverso dal tubo e diverso da un oggetto di uso comune, oppure perché era esploso lasciando nessuna traccia praticamente, quindi gli stessi inquirenti non riuscivano a capire come fosse in origine questo ordigno, anche se comunque il tipo di esplosivo, polvere da sparo o nitroglicerina, io credo che sarebbero in grado di stabilirlo anche dopo l'esplosione, e quindi escluderei che fosse nitroglicerina. Comunque quelli che ci interessano di più sono quelli neri e verdi. Che cosa si può dire qua? Una cosa che conferma la mia idea, anche se dopo che nel 2000 si attiva quello che per me è un emulatore ed è quello che nasconde gli ordigni in oggetti di uso comune, e poi questo fa riattivare il vecchio una bomber che quasi provocato incomincia anche lui a rimettere ordigni, anche se meno numerosi comunque, si nota questo, che quelli verdi sono in gran parte concentrati appunto nel Veneto. Quelli neri sono in maggioranza nel Friuli, da considerare che Lignano Sabbia d'Oro è ancora nel Friuli, anche se in effetti è lì a cavallo tra Veneto e Friuli, per cui ci crea un po' di confusione. Quindi questo è un criterio, diciamo, da usare. Ma adesso mi è venuto in mente una cosa che vi avevo detto quando vi ho fatto vedere la sequenza animata, vi ricordate? In quel caso il nero era la prima serie e il verde la seconda. C'erano anche dei colori che non vi avevo spiegato. Il rosso e il blu. Qua vi faccio vedere solo una parte di questa sequenza. Il rosso vi dico subito che è dove vive quello che è il più grosso sospettato, che è stato sospettato di più, di essere una bomba, che è interessante per questioni che vedremo tra poco a livello geografico. Ma il blu che cos'è? Il blu praticamente sono quelli che secondo me sono stati fatti da una tantum. Ne ho scritto solo uno, ma in realtà anche quelli delle cabine telefoniche in quest'ottica potrebbero essere visti come blu, perché anche se un po' seriale è un tipo di approccio completamente diverso e secondo me non era né l'uno né l'altro. I blu, ah no, ecco, vedete che sono due, uno a Pordenone e l'altro mi ricordo più che località è quella col 13. Che cosa hanno di particolare? In pratica, quando la tecnica è troppo diversa, quando c'è qualche elemento che sembra troppo strano, io penso che vadano escluditi. Un altro di fatti che avrei dovuto mettere come blu ma mi sono dimenticato è il numero 10 che vedete in alto a sinistra, quasi sul bordo estremo della cartina, nelle Alpi Friulane. Anche lì non ci dicono il tipo di ordigno, non è neanche esploso, quindi avrebbero potuto dircelo. Non l'hanno preso in grande considerazione gli inquirenti e mi fido del loro giudizio. Anche quello sarebbe un blu nel senso blu che è un una tantum, cioè uno che non fa parte di quelli seriali, ma gente che scimmiottava questi crimini con ordigni artigianali buttati lì ogni tanto.
Alcuni di questi attentati sono stati stranissimi, ce ne sono due che sono quasi incomprensibili. Cioè, incomprensibili perché sembra un pazzo, veramente, vabbè, è un criminale, è forse un po' matto, ma sembra troppo, aver osato troppo. Uno riguarda una serie di attentati, apparentemente sono tre di fila, avvenuti in un ipermercato. In un ipermercato di Porto Gruaro. La cosa stranissima in questo caso qual è? Che ci sono tre ordigni apparentemente di fila, come se li avesse messi lì a distanza di pochi giorni uno dall'altro, nello stesso ipermercato. Le date sono 31 ottobre, 1 novembre e 17 novembre. Anzi, no, aspetta. 31 ottobre, 7 novembre e 17 novembre. Cioè, praticamente un arco di tempo ristrettissimo. Se davvero li avesse piazzati lì uno dopo l'altro, è pazzesca sta cosa. Perché vuol dire che lui, a distanza di pochi giorni, continua ad andare dove ha appena colpito. E se è la prima volta che colpisce, va lì per appoggiare l'opposto del taccheggio, entra già con un bene che ha lui e lo lascia lì e se ne va. Se il primo che fa non è, diciamo, particolarmente pericoloso per lui, perché non c'era motivo di pensare che andasse in questo ipermercato, già il secondo è un bel rischio. Sono passati pochi giorni, ci sono ancora lì gli inquirenti che chiedono ai clienti, eccetera, fanno verifiche, cercano tracce di qualunque tipo e lui va lì in mezzo a questi inquirenti. Ma è il terzo che è pazzesco. Praticamente, dopo averne fatti due, aver fatto capire che sta colpendo in modo seriale in quell'ipermercato, ci riprova ancora a distanza di pochi giorni. È una cosa inspiegabile questa. Perché avrebbero potuto gli inquirenti mettere telecamere nascoste, miniaturizzate, mettere metal detector, supponendo che questi ordigni, non è sicurissimo, azionino i metal detector. Quantomeno lui avrebbe dovuto pensarlo questo. Non posso andare lì ogni giorno a fare gli attentati nello stesso posto. Mi aspetteranno lì. E quindi questo farebbe pensare a cose complicatissime, cioè che lui è uno strano psicopatico che si crede geniale o che, come hanno pensato anche gli inquirenti, lavorasse all'ipermercato e avesse quindi un'opportunità molto più riservata, magari quando sono ancora in magazzino questi prodotti, di piazzarli. Sono ipotesi possibili. Ci fu anche uno inquisito che era il fidanzato di una che lavorava in quell'ipermercato. Vi dico però che c'è un'ipotesi molto più semplice. Lui è andato lì una sola volta in quell'ipermercato e ha piazzato tutti e tre gli ordigni. Una volta sola non è più così pericoloso. Poi dopo sono stati trovati a distanza di giorni, perché non tutti i prodotti vengono comprati istantaneamente. È vero che questa ipotesi, che per me è plausibile, sembra essere smentita dalla bonifica. Eh sì, perché dopo che si è rilevato il secondo ordigno, sempre allo stesso ipermercato, le autorità hanno fatto una bonifica intensiva, cioè hanno chiuso il supermercato e col metal detector hanno passato tutti gli oggetti, tutti i beni, i prodotti. Non hanno trovato niente. Passano pochi giorni e c'è un altro ordigno. Sembrerebbe quindi smentire l'ipotesi che l'abbia portato lì tutti e tre lo stesso giorno. Secondo me rimane valida questa ipotesi. Il fatto è che col metal detector tu non trovi questi ordigni. La polvere da sparo non reagisce al metal detector e la quantità di metallo era minima. Cioè, voi capite, un barattolo della Nutella in un uovo, nel coso della maionese, non è che ci fosse molta roba metallica. Se poi pensate al numero di prodotti, al fatto che i banconi sono quasi tutti metallici e quindi non si poteva, senza essere accecati dalla quantità di metallo delle infrastrutture, quella bonifica fu fatta perché l'opinione pubblica era spaventata e bisognava farla, ma non funzionava molto bene, insomma, per cui no. Secondo me, diciamo, il mistero del triplete all'ipermercato lo archivierei. Lui ha preparato prima tre ordigni e li ha passati via lo stesso giorno. E poi, a seconda dello smercio, uno è uscito fuori prima e l'altro dopo. E la bonifica ha fallito perché non era facile. Fra l'altro, l'ultimo ordigno, credo che fosse quello del 17 novembre, che venne comprato il 17 novembre, era un tubetto di maionese, che non conteneva tutto questo metallo, insomma. Fra l'altro lui usava anche l'alluminio, non sono sicuro, no, quello era quello dei tubi che usava anche l'alluminio. Ma comunque l'alluminio non credo che faccia scattare il metal detector, che lavora sui metalli ferrosi. Per cui no, insomma, quella bonifica bisognava provare a farla, ma non ha funzionato. Non credo che questo sia un mistero, ma parliamo di un altro che è sicuramente un mistero. Quello al Palazzo di Giustizia. Questo accadde a Pordenone il 24 marzo del 2003. Non ci dicono purtroppo il tipo di ordigno, come era fatto.
il Palazzo di Giustizia, l'aveva messo in un bagno che i giornalisti ci dicono era a poche decine di metri dall'ufficio in cui c'era il procuratore che indagava su di lui. Una pacchia per i giornalisti, perché queste cose del criminale astuto, diabolico, inafferrabile, che sfida gli inquirenti, era successo qualcosa di simile, se ricordate anche nel mostro di Firenze, col mostro di Firenze, affascina molto, no? Un genio del crimine. A me sta cosa non convince. Non convince assolutamente. Sarebbe stato un imbecille del crimine. I rischi che sarebbe preso sarebbero stati insensati. Voi pensate a questo. Palazzo di Giustizia significa poliziotti, metal detector, telecamere in tutti i corridoi. È dovuto andare al secondo piano per andare in questo bagno. Poi sapeva che avrebbero guardato le telecamere, no? Voglio dire, fornire tutte queste indicazioni, per non parlare del fatto di entrare con una bomba in tasca che se ti perquisiscono, capito, è tutto finito. Non c'è motivo di prendersi un rischio così grande. Per cui sì, c'è un mistero qui, ma per me la spiegazione è un'altra. Lui lavorava lì, era uno del Palazzo di Giustizia, non diciamo avvocati o PM che sarebbe un po' troppo contorto. Parliamo sì di polizia, secondo me, l'hanno pensato anche gli inquirenti, magari un artificiere che è anche un poliziotto e a volte lavorava al Palazzo di Giustizia. E questo è uno degli una tantum. Una tantum, non è uno dei due seriali. Non c'è indicazione che fosse né un tubo né un oggetto di uso comune, difatti che poi nel bagno cosa lascia, insomma? Carta igienica, esplosiva. Era un imitatore che, lavorando al Palazzo di Giustizia e avendo un po' di dimestichezza con gli esplosivi, ha pensato di fare il colpaccio, no? Che a livello mediatico c'è stato. L'unica ipotesi, per me questo quindi va escluso da quelli seriali, perché è un imitatore una tantum, l'unico motivo per cui mi sembra interessante poter approfondire un po' questa faccenda è nell'ipotesi, che rimane un'ipotesi, che io ho scartato, ma non la posso escludere completamente, che quello dell'ipermercato abbia agito davvero 3 volte consecutive. Se fosse così ci sarebbero 2, diciamo, attentati o serie di attentati che hanno in comune una spudoratezza incredibile. Per i motivi abbiamo detto, no? Andare al Palazzo di Giustizia, pieno di telecamere, metal detector, polizia, è una cosa folle, ma anche andare per 3 volte di seguito in pochi giorni allo stesso posto, dove ti aspettano gli inquirenti, è pazzesco. Se fosse davvero così, che anche all'ipermercato ci ha preso dei rischi enormi, l'ipotesi qual è? Sapete, gli inquirenti hanno capito e l'hanno fatto per tutti e due questi attentati, che solo uno che lavorava lì poteva prendersi questi rischi. Ma allora cos'era? Era uno che lavorava al Palazzo di Giustizia e anche all'ipermercato? Ma quanti cazzo di lavori c'ha questo? Doppio lavoro? Hanno comunque fatto un controllo incrociato, vedendo chi lavorava al Palazzo di Giustizia e chi lavorava all'ipermercato, senza trovare una sovrapposizione. Però secondo me potrebbero aver commesso un piccolo errore. Hanno guardato l'organigramma, diciamo, fisso, ma non hanno considerato le aziende che forniscono i loro servizi sia al Palazzo di Giustizia che all'ipermercato. Ma cosa c'è in comune tra un Palazzo di Giustizia e un ipermercato di generi alimentari? Al Palazzo di Giustizia non trovi la Nutella e all'ipermercato non ci sono gli avvocati. Ma c'è una cosa in comune, le telecamere di sorveglianza. E le telecamere di sorveglianza sono fondamentali, perché la persona che lavorava al Palazzo di Giustizia, o che lo frequentava e lo conosceva bene, non poteva essere un generico poliziotto che stava lì di piantone. Perché questo qui, che ne sapeva di come funzionavano le telecamere? Sapete che poi non furono minimamente utili i filmati delle telecamere del Palazzo di Giustizia? Perché erano completamente usurate. Non si vedeva niente. Perché continuava a registrare sempre sullo stesso nastro, a quel tempo forse erano quelle, diciamo, analogiche, ottiche, che registravano su supporti magnetici, non a livello digitale, ma è una mia ipotesi. Comunque sì, erano rovinatissimi questi nastri. Solo chi sapeva delle telecamere in quelle condizioni poteva prendersi quel rischio. Un'altra persona, fosse anche che lavorasse al Palazzo di Giustizia, che ne sapeva della qualità dei nastri delle telecamere? Quello che vedeva alzando gli occhi erano le telecamere e erano accese, funzionavano, c'era la luce verde o rossa, quello che è. Quindi non poteva essere sicuro.
E figuriamoci se uno che lavora lì e quindi lo conoscono di fisionomia bene, va lì sotto le telecamere, col risultato che poi anche se si camuffa lo riconosci uno, se un tuo amico si mette i baffi e così, non è che per questo non lo riconosci più, lo conosci benissimo. Quindi no, no, non era uno generico che lavorava lì, era qualcuno addetto alla videosorveglianza, ma un'azienda esterna, ecco perché non hanno trovato la sovrapposizione. Un'azienda di videosorveglianza che ha rifornito il Palazzo di Giustizia, ma anche il supermercato, perché anche al supermercato ci sono telecamere. Ve la presento soltanto come una pista ausiliaria, diciamo così, accessoria da poter eventualmente analizzare. Ma non è la mia pista principale. Adesso andremo a vedere altri fatti piuttosto interessanti. A continuare ad aggiungere cose poi diventa lunghissimo il video, ma purtroppo è un periodo in cui faccio pochi video come numero, ma molto lunghi. Perché ci sono tante cose che mi affascinano di questo caso, una di queste è come si poteva prenderlo. Ormai ne parla il passato, perché non agisce più e quindi è difficile fargli delle trappole o cose del genere. Ma a quel tempo c'era un modo. Sapete, abbiamo parlato un attimo fa delle telecamere. Non è mai accaduto che il luogo dove ha piazzato uno dei suoi ordigni fosse inquadrato anche a distanza da una telecamera. Sappiamo che sono tante le telecamere, no? E quindi, per puro caso, poteva anche capitare. Non è mai capitato, e questo può far sembrare ancora di più che fosse uno un po' fissato, che faceva occhio alle telecamere. Ma in realtà non è così sicuro, nel senso che qualunque idiota, quando è lì che decide di piazzare un ordigno, insomma, si guarda intorno, non solo per vedere che non ci sia gente, ma anche che non ci sia telecamera. Tra l'altro non dimentichiamoci che per legge in Italia e anche in altri paesi europei, credo, c'è l'obbligo di segnalare con un grande cartello visibile, attenzione, area sottoposta a videosorveglianza. Per cui, criminale avvisato, mezzo salvato. Tra parentesi, porca miseria, quante parentesi faccio, è una cosa ridicola questa. In pubblico, quando uno va in pubblico, che privacy può pretendere? Uno si veste in un certo modo, si comporta in un certo modo in pubblico, lo fa davanti agli altri, è inutile che dopo reclami la privacy. Per me sarebbe più logico proteggere la privacy in casa. Invece, quando siamo in casa, ci si mette sotto controllo il telefono, ci controllano le email, la NSA, come si chiama, e probabilmente anche cose italiane a volte. Quindi per me questo meccanismo della privacy è tutto invertito. La privacy vera, quella in casa nostra, delle nostre telefonate, delle nostre email, ce la violano di continuo. In pubblico, dove non ci sarebbe motivo per aiutare i delinquenti, si deve avvisare prima. È una cosa assurda, ma chiudo la parentesi perché divago troppo. Il mio dubbio è questo. Che cosa si poteva fare? Io lo dico perché secondo me sarà il futuro nella lotta al crimine. Probabilmente già potrebbe esserci, qualcosa di simile. Ma ancora non se ne parla in modo chiaro. Di cosa si tratta? Quello dei tubi, il friulano che viveva in Friuli, agiva sempre all'aperto, a differenza dell'altro che agiva sempre al chiuso, nel senso che metteva sempre gli oggetti in luoghi chiusi. E quindi anche qui vediamo la differenza tra i due. Quello dei tubi, secondo me, si poteva prendere con una cosa che a dirla io lo dico e poi voi dite cosa hai detto, e aspetta che la dica prima un attimo, cioè si vuole anche parlare adesso. Non è così costosa come pensate voi. È un'idea che avrebbe richiesto un minimo di investimento, ma non si parla di milioni e milioni di euro, ma una cifra che secondo me è molto inferiore a quella che è stata spesa in questi lunghissimi anni di indagine, che poi non ha portato a niente. Si tratta sempre di telecamere, ma ovviamente, lo so, l'idea di tappezzare le telecamere tutta una città, e fra l'altro non si sapeva neanche di sicuro in quale città avrebbe colpito, quindi tutte le città del Friuli, perché a quel tempo lui agiva sempre in Friuli, sembra da pazzi, no? Anche perché per controllare ogni metro quadro, anche in periferia, Gesù, cioè con 200.000 telecamere, i costi sarebbero stati immensi e sarebbe stato comunque un po' inutile perché avremmo dovuto tappezzare di cartelli gialli tutta la città. Però noi conosciamo le regole di prospettiva. Se una telecamera è vicina, copre un'area di pochi metri quadrati. Se ha 100 metri può controllarti un chilometro quadrato, forse di più, bisogna vedere qual è l'ampiezza del, com'è che si chiama, il foveli, non mi viene in mente il nome adesso, insomma il grandangolo, dai. Se la mettessimo a un chilometro, ti inquadra tutto, no, in Italia non esageriamo, ma comunque una zona di tutta la città in un colpo solo.
Noi sappiamo che i satelliti spia già esistono, no? Non li ho inventati io o ideati io. E abbiamo visto, magari con Google Sat, che cosa si può ottenere. Qua vi faccio vedere alcune immagini di quello che si può ottenere passando in modalità satellite con Google Map e ingrandendo, ingrandendo, ingrandendo. Si arriva a distinguere, come potete vedere, le automobili. E poi sì, io credo che si potrebbe distinguere una persona che assomiglierebbe a una formica. Una formica piccolissima. Ora, l'idea di usare il satellite va bene fino a un certo punto, perché c'è un problema. Il satellite è lontanissimo e anche se ci dà queste immagini, come dire, deve essere puntato il satellite, o per meglio dire, la telecamera sul satellite, e ingrandita una zona. Come dire che se tu non sai in un certo momento quale zona devi ingrandire, quella zona non ce l'hai nel satellite. Io pensavo una via di mezzo tra le telecamere piazzate a pochi metri d'altezza, che hanno un campo d'azione limitatissimo, e quelle piazzate a chilometri di altezza, ma che bisogna usare lo zoom specifico qua e là per ottenere qualcosa. Secondo me, vedete, se si usassero telecamere, diciamo ad alta definizione, ma quelle ottiche hanno una definizione superiore a quelle digitali, e quindi già quelle ottiche del passato andavano bene in teoria, bisognava però registrare i dati ad alta definizione, quello sì. Piazzandole a un'altezza che adesso bisognerebbe fare dei calcoli, non c'ho voglia, insomma, ma a un 200 metri. Io credo che con quattro telecamere a 200 metri di altezza copri tutto Pordenone. Ne metti altre quattro su Porto Gruaro, altre quattro, non mi ricordo più, a Udine, anche se non ho mai colpito Udine. Queste telecamere continuano a registrare, diciamo, le ultime 24 ore. Avremmo una risoluzione maggiore di quella del satellite, perché sono molto più vicine. Non ci farebbe vedere la persona, i lineamenti. E questo è un limite, però c'è una cosa da dire. Proprio perché non si può riconoscere le persone con queste telecamere, diciamo in quota, non ci sarebbe bisogno di mettere il cartello, perché il cartello si mette quando la telecamera è in grado di inquadrarti e riconoscerti. È per questo che quando noi usciamo non troviamo un cartello ovunque che dice guarda che c'è un satellite che ti spia. Satellite che ci spia, ci sta, ma non ti avvisano perché tanto sei una formica. Per il satellite sei una formica e non conta. Queste telecamere, che io le vedo come ad alta definizione, piazzate a un'altezza che varia tra i 200 e i 500 metri, potrebbero darci contemporaneamente, con alcuni numeri, ma non numeri di migliaia, poche decine, sono poche unità per città piccola, la copertura dell'intera città dall'alto, tutto quello che si vede dall'alto, senza bisogno di avvisare nessuno. Per un attentatore come il primo una bomba, quello dei tubi, sarebbe stato decisivo, perché in pratica noi non avremmo visto o riconosciuto la faccia della persona o la targa della sua auto dove si è avvicinato, ma noi avremmo potuto fare che cosa? C'è un attentato in un certo luogo e è stato lasciato un tubo a bomba. Si va a vedere la telecamera che inquadra quella zona nelle ore precedenti e si inquadra, si ingrandisce per vedere tutte le persone che si avvicinano esattamente in quel punto. Ovviamente non si riconoscono i lineamenti delle persone e neanche il modello della macchina con precisione, però si vede il colore della macchina. E si vede l'auto, e si vede anche la formichina, perché si vedrebbe un po' meglio di quella del satellite, essendo molto più vicina. Il risultato quale sarebbe? Che noi vedremmo che un puntino si è avvicinato nel punto dove è stato lasciato l'ordigno, e poi questo puntino si avvicina e entra in una scatoletta che è un'automobile, e vedremo la scatoletta, cioè l'automobile, che si muove e va in una certa casa e si ferma, e l'omino esce. Lì abita la persona che ha lasciato quell'ordigno. Sarebbe un aiuto per alcuni casi, quei crimini che cadono all'aperto. Telecamere alla giusta altezza. Secondo me succederà in futuro se già non è accaduto e magari non ce l'hanno detto. Potrebbe anche essere. Allora, se si parla di sospetti, chi può essere stato? Si può farlo per categorie, ovviamente, in modo generale, ma non si può parlare del caso di una bomba senza parlare di quello che è stato il primo sospettato, non in ordine cronologico, ma il primo per importanza. Elvo Zornitta. Eh sì. C'è stata una situazione un po' pasticciata nei suoi confronti, che ha lasciato l'amaro in bocca a tanti, fra cui anche a Zornitta, secondo me, a questo signore. In pratica si arriva a sospettare di lui nel 2004, lo si tiene sotto controllo fino al 2006, a quel punto si vuole portarlo sotto processo.
Per richiedere, diciamo, di istituire un processo ci vuole il giudice delle indagini preliminari, il GIP, che ha il compito di verificare se gli elementi trovati su una persona sono sufficienti, non dico a definirlo colpevole, che quello lo stabilirà il processo, ma almeno a considerare plausibile sprecare tempo e soldi della giustizia per fare un vero processo, no? Durante queste indagini preliminari succede di tutto, ma prima di spiegarvi il colpo di scena, che fra l'altro vi avevo già anticipato in un altro video, quello dei complotti e delle pene, spieghiamo un po' perché si è arrivati a sospettare così tanto di Elva Zornitta. Sono stati trovati a casa sua oggetti, indizi, che potevano, insomma, essere collegati a agli ordigni di una bomber. Alcuni ne hanno contati 17. Mi sembra un numero un po' esagerato, francamente, non li ho visti io questi 17. Comunque, sicuramente alcuni sono stati trovati ed è significativo. Quali furono questi oggetti, questi elementi? Perché non erano tutti oggetti, anche alcuni elementi che tra poco vedremo. Furono trovati degli ovetti Kinder in grande quantità, fra l'altro, e ci fu un attentato con l'ordigno nascosto in un ovetto Kinder. Erano due gli ovetti Kinder, cioè le palline gialle, sapete, gli involucri. Uno conteneva un ordigno, l'altro un pupazzetto carino. Da notare che questo ovetto con l'ordigno venne preso da un bambino che era lì in gita scolastica, ma invece di aprirlo lo prese a calci. Per fortuna gli andò bene perché l'ordigno esplose, ma solo quando era lontano dopo averlo calciato. Quindi sono gli ovetti Kinder. Poi hanno trovato dei petardi, tipo botti di fine anno, svuotati del contenuto, come se si fosse procurato una specie di polvere pirica, molto simile, insomma, come la spara in pratica, anche se un po' meno potente quella dei botti di solito. Poi venne trovato una fiala aromatica di pan degli angeli. Cioè, cos'è sta roba? È praticamente un ingrediente che si mette nell'impasto per fare le torte buone, no? La pan degli angeli è la marca. E fu trovata una di queste fiale che era stata usata in un ordigno, in una chiesa, dove era stata messa una fiala di nitroglicerina, se non ricordo male, sull'inginocchiatoio di questa chiesa, che avrebbe dovuto esplodere al contatto quando uno si inginocchia. Poi in realtà non esplose. Poi trovarono anche che cosa? Una cosa terrificante. Questa, non proprio questa, insomma, io non sono un bombarolo. Una penna Biro, del signor Biro, perché si chiamava Biro quello che ha inventato queste penne, era un norvegese, non lo so. Però privata del refill, vedete? Questo refill qua, sì, ma adesso ho le mani sudate, non mi via, non importa. Divisa in due pezzi. Ed è un po' strano anche perché uno di questi due pezzi era usato per creare gli inneschi, credo, dei tubi bomba. Suppongo, dalle dimensioni e dalla forma, ci sta meglio in un tubo bomba che in un ovetto Kinder, capito? Una penna. Quindi voi capite, un sacco di materiale che sembra compatibile. Poi c'è un altro elemento che è meno significativo, ma è un indizio interessante. È quello che io chiamo l'occhio del ciclone. L'occhio del ciclone è una mia definizione questa, ma in pratica il concetto che alcuni criminali seriali compiano i loro attentati creando una specie di cerchio, che poi è quasi sempre un ovale in realtà, quindi una forma di un occhio secondo me, è, come dire, confermata dalla casistica. Non è che succeda sempre, che accada sempre, ma succede spesso ed è molto interessante, secondo me, capire il perché. Non si tratta di un criminale seriale che deliberatamente compie i suoi crimini creando quasi un disegno tipo unisci i puntini per dare messaggi in codice all'opinione pubblica, agli inquirenti. No, no, lo fa senza rendersene conto. Si muove, l'inconscio lo spinge ad agire in un certo modo e si crea un disegno sulla cartina. Il criterio qual è? Lui abita in un certo luogo, no? Non vuole compiere l'attentato, il crimine, dove abita lui, per creare una distanza tra il suo luogo, dove è un bravo padre di famiglia, eccetera, e dove molta gente lo conosce, fra l'altro, per cui se si aggira nei cespugli con un tubo in mano può trovare comunque dice Nando, che fai con quel tubo? Cioè è più facile se la gente ti conosce che attiri, di attirare la loro attenzione. Quindi l'istinto lo spinge ad allontanarsi dalla sua casa, dal suo quartiere e magari se è un piccolo paese, persino dal suo paese.
percorre una certa distanza. Quale? Ogni criminale seriale ha i suoi gusti. Tanto per dire una cifra, diciamo 10 km o 20 km. Va a caso, perché non ha un'idea precisa, purché sia lontani di quei, diciamo, 20 km. Lì compie il suo attentato, ma è un seriale, compierà di nuovo. E cosa fa la prossima volta? Ancora una volta si allontana da casa sua, ma sempre va nello stesso punto? È una noia, poi lo aspettano lì gli inquirenti. Allora no, cambia direzione, ma usa sempre la stessa distanza, che noi potremmo chiamare raggio. Il risultato è che se noi abbiamo un punto di partenza centrale e luoghi casuali, ma che tutti hanno in comune una distanza simile da un punto centrale, creiamo una circonferenza. Adesso vi faccio vedere come diventa questo disegno. Ovviamente non è una perequazione efficace della circonferenza, perché non è che diventi un cerchio perfetto, non l'ha fatto col compasso, la distanza non è sempre uguale, eccetera. Qui vedete quello che viene fuori. Da notare che in questa immagine noi abbiamo un punto centrale rosso, che tra un attimo vi spiego, e poi dei punti che non sono tutti quelli degli attentati, che uno dice allora non vale. No, no, vale, vale, perché noi, io personalmente, sono convinto che fossero due di una bomber e solo uno ha agito in Friuli in modo sistematico nella prima fase. Questi in nero sono quelli compiuti da quello friulano che usava i tubi esplosivi. Quello in rosso è Azzano Decimo, dove abita Elzo. Elvo Zornitter, da notare che faccio una fatica enorme a ricordarmi questo nome. Due rossi, vedete? Come mai? Qualcuno si potrebbe chiedere, ci sono attentati anche nel punto centrale? Perché in effetti la logica dell'occhio del ciclone qual è? Si prende a prestito proprio dagli uragani, i cicloni, dove gira l'aria quando c'è il vortice, in mezzo è tutto calmo, e intorno è l'inferno. Quindi, come logica, dovrebbero essere disposti su una circonferenza più che all'interno di una circonferenza. Di solito è così, ma poi cosa accade? Che il criminale seriale segue quello che i media dicono di lui e mostrano delle cartine. E alla fine lui si accorge, perché lui sa dove abita, lo sa, è dove ritira la posta, queste cose qui. Lui lo sa dove abita e quindi si accorge che cosa? Che ha creato un cerchio in mezzo a dove abita lui. Porca vacca, pensa. Do una traccia agli inquirenti, allora che cosa fa? Solo dopo essersene accorto inizia ad agire anche in mezzo per cercare di creare confusione. Quello è l'occhio. Qui possiamo vedere che il 5 e il 7 come sequenza sono centrali, tutti gli altri sono tutto intorno. Non è una prova schiacciante, ci mancherebbe. Questa casistica non agisce neanche, non funziona neanche sempre. Non tutti i criminali seriali hanno usato questo sistema di allontanarsi sempre dalla stessa distanza. Il mostro di Firenze agiva sempre allo stesso luogo, ad esempio, perché il luogo era dove trova le coppiette, quindi ci sono dei motivi. Ma comunque diciamo che anche questa coincidenza di questa casistica criminale, che il colpevole abita in mezzo a dove commette gli attentati, verrebbe un po' confermata, no? Stiamo parlando di solo quelli della una bomba a Friulano. Poi c'è un ulteriore elemento che poteva sembrare confermare che potesse essere lui colpevole, e cioè che è un ingegnere. Ha lavorato alla Oto Melara, un'azienda di armamenti che costruisce cannoni, carri armati, eccetera, e lui stesso ha ammesso con onestà, quando gliel'hanno chiesto, che come ingegnere, ed esperto anche un po' di esplosivi, un pochino insomma, anche se non li costruiva lui i cannoni proprio, ha detto che sì, probabilmente sarebbe riuscito a costruirli. Quindi vedete, gli oggetti, il luogo compatibile con l'occhio del ciclone, le competenze tecniche, addirittura hanno fatto anche dei controlli sui suoi spostamenti e sembravano compatibili con i vari luoghi degli attentati, anche se su questo devo dire che non c'è molta informazione dettagliata da parte degli inquirenti, sarebbe venuta fuori al processo, ma il processo non ci fu e qui spieghiamo perché non ci fu il processo. Già questi indizi sembravano piuttosto interessanti, no? A un certo punto venne fuori qualcosa di più, che è quella cosa di cui avevo parlato in un altro video, e cioè venne fuori una prova schiacciante. Furono sequestrati vari oggetti a casa di Elvo Zornitter, tra cui un paio di forbici, e c'erano alcuni ordigni inesplosi. Essendo inesplosi, erano ancora integri e si poteva analizzare bene come erano fatti, con che materiali e che caratteristiche avevano questi materiali. Venne fuori che un lamierino metallico
in uno di questi ordigni inesplosi, aveva su un lato delle zigrinature che corrispondevano a quelle delle forbici sequestrate a casa del signor Zornitta. Questa era la prova decisiva. Però era falsa. Era falsa. Uno della scientifica, che poi fu trovato un colpevole, si diede la colpa a lui. Secondo la giustizia fu lui a fare questa cosa, lui negò ovviamente, ma comunque qualcuno della scientifica che aveva in mano questi reperti, che ovviamente non era più a casa di Zornita, ce li aveva in mano lì la questura, in una cassaforte erano conservati, prese in mano qualcuno della scientifica questo lamierino e lo tagliò in quel momento, dopo aver sequestrato gli oggetti, con la forbice. In questo modo, in quel momento, creò un marchio tipo impronta digitale. Alla fine l'avvocato difensore di Zornita riuscì a scoprirlo, per fortuna, e venne fuori lo scandalo. Una prova falsa, pasticciata, creata in laboratorio scientifico. Fu una cosa scioccante. Era la prima volta che si seppe di una prova fasulla inventata proprio dagli inquirenti, insomma, da coloro che lavorano per gli inquirenti. Fu un grande scandalo e fu gestito in modo un po' emotivo, secondo me, perché in pratica ovviamente venne accusato l'uomo considerato responsabile di quel taglio indebito della scientifica, che poi fu anche condannato. Ma poi che cosa ebbe come effetto su Zornitta? Il non luogo a procedere. Il giudice delle indagini preliminari a quel punto disse: vabbè, lasciamo perdere, non facciamo il processo. Per me questo fu un errore, ma vedete, non perché io sia sicuro che lui sia colpevole, non ne sono sicuro. È solo che fu un pasticcio, perché di solito, è una cosa importante, questa bisogna spiegarla, di solito quando il GIP stabilisce il non luogo a procedere, vuol dire che gli elementi trovati sono così insignificanti che è ovvio che sia innocente questa persona, non vale neanche la pena perdere tempo per fare un processo. Questo viene saputo dall'opinione pubblica che quindi ha un'idea. Questo qui è innocente, figurati, neanche il processo valeva la pena fargli. E quindi va bene così, diciamo. C'è uno che, diciamo, tra virgolette, è innocente, anche se in realtà non è stato processato. Ma quel mancato rinvio a giudizio viene concepito come una soluzione. Il guaio è che con Zornitta non è andata così. Non è andata così perché si erano arrivati a una certezza quasi che fosse lui. Tutti questi indizi e poi questa prova, prima di scoprire che era falsa. Il risultato è che i giornalisti si sbizzarrirono, accusandolo di essere un essere abominevole, mostruoso. Asserragliavano la sua casa, riceveva lettere minatorie di gente che diceva ti ammazza appena ti vede, una cosa terribile. E poi si erano sbagliati? Sì, ho capito, però non fai processo dove avrebbe potuto emergere anche la sua innocenza. E il risultato è che quando Zornita andava in giro, la gente vedeva un potenziale colpevole. Perché tutti gli elementi che erano stati ampiamente descritti, come si fa sempre in Italia con un processo mediatico che inizia prima di quello reale, facevano pensare che lui fosse sicuramente colpevole, ma non era sicuramente colpevole, questo vorrei chiarirlo. Non di tutti i crimini, di sicuro, ma ci sono forti dubbi, vi spiego. Visto che parliamo di questo, il mancato processo secondo me ha danneggiato anche lui, no? Perché se lui avesse fatto il processo e poi avesse avuto una sentenza di assoluzione, ne sarebbe uscito completamente pulito. Invece, con questo mancato giudizio, è rimasto il dubbio, perché ormai il processo mediatico c'era stato e l'esito era stato completamente di condanna. Solo negli ultimi giorni, quando è venuta fuori la prova, si incominciò a bofonchiare, ma sì, fosse innocente. Ma la maggioranza delle persone hanno pensato che lui fosse colpevole, ha perso il lavoro, ha avuto un sacco di problemi. Era meglio farlo il processo. Il punto qual è che lui poteva anche essere innocente, perché dopo avervi elencato la lunga serie di elementi di colpevolezza, indizi più che altro, perché l'unica prova decisiva era falsa, ricordiamo anche quelle di innocenza, perché ce n'erano, sì, e due, e decisivi in apparenza. Un test del DNA è un alibi di ferro. Il test del DNA va spiegato, perché mi ero dimenticato di dirlo. Nei tanti attentati, molti ordigni non erano esplosi, in uno hanno trovato il DNA di una persona che tutto fa pensare sia chi ha costruito quell'ordigno. Se non ricordo male, è il cartone di uova. La donna che lo comprò e faceva parte di uno di quel triplete all'ipermercato, credo. La donna che lo comprò si insospettì un po', perché a un certo punto aprì il cartone delle uova e vide che da un uovo uscivano dei fili elettrici. Per cui voi capite, è una cosa un po' strana. Pensò: come mai un uovo elettrico? L'aveva fatto una gallina robot.
Quindi capì che era meglio non fare la frittata. Non fare la frittata, chiamare i carabinieri, eccetera, e scoprirono che era un ordigno. In quell'ordigno c'era del nastro adesivo e su quel nastro adesivo c'era un capello e persino un po' di saliva. La saliva non è così strana, perché il nastro adesivo alcuni lo tagliano coi denti, no? Facendo un piccolo taglietto e poi tirando, altri con la forbice, i dilettanti. Quindi la saliva era dovuta al fatto che aveva toccato con i denti e quindi anche un po' la bocca il nastro adesivo. Il capello, vabbè, per caso, si è appiccicato perché è appiccicoso il nastro adesivo. I due DNA mi risulta che corrispondevano, era la stessa persona. E questo rende poco probabile, sì, quella contaminazione che io ho sempre detto e lo dico ancora, è possibile a livello teorico, ma va considerata nella fattispecie. In questa fattispecie non è realistica, perché tu un capello di una persona a caso lo trovi. Forse anche la saliva, anche se è un po' più difficile di una persona a caso, ma sia il capello che la saliva insieme, insomma, come hai fatto? Per cui no, secondo me tutto fa pensare che quella coppia fosse proprio dello stesso uomo di chi ha costruito quell'ordigno. Hanno confrontato quel DNA con Elvo Zornitta, era negativo, non è lui. Ma poi c'è un alibi pazzesco. Gli alibi, sapete, hanno una diversa efficacia a seconda di chi ti crea quell'alibi. L'alibi è sempre una persona, no? Una persona che dice io ero con questo qui che voi sospettate, era con me in quel momento, in quel giorno, in quel luogo e non può essere stato lui. Gli alibi della moglie, dei figli, degli amici, persino dei colleghi di lavoro, valgono e non valgono, perché c'è il dubbio che un rapporto di amicizia o di parentela stimoli queste persone a mentire per aiutare l'amico e il parente. Altri alibi sono più sicuri. Voi pensate che l'alibi di Zornitta, per uno di questi attentati del 2005, era molto convincente per gli inquirenti, perché chi aveva fornito quest'alibi erano gli inquirenti. Difatti stavano tenendo sotto controllo in modo strettissimo Elvo Zornitta a sua insaputa, e ci fu un attentato nel 2005. In quei giorni lui era costantemente sotto controllo, sapevano dove era in ogni momento della giornata, l'avevano rimpinzato di microspie, di cose, lo pedinavano appena usciva di casa, andava in cesso con lui. Una cosa terrificante, non era stato lui a compiere quell'attentato. Quindi un attentato compiuto quando lui era sotto controllo, e gli inquirenti possono testimoniare che non può essere stato lui, e il DNA diverso. Con questi elementi, e soprattutto col peso che si dà al DNA in Italia, è molto probabile che l'avrebbero assolto. E anche per questo sarebbe stato meglio fare il processo. Per concludere questo discorso sul possibile colpevole innocente, che poi non si conclude subitissimo, a questo punto a voi può venire il dubbio, ma allora anche tu sei convinto che non può essere colpevole. Io sono convinto che sono due, capito quello discorso? E alla fine l'attentato accaduto mentre lui era sotto controllo è stato, adesso dobbiamo andare a controllare, adesso non mi ricordo più quale di questi, perché in effetti dal 2004 al 2006 sotto controllo ci sono stati diversi attentati, nel 2005, 3 e uno nel 2006. Comunque tutti questi attentati qui sono stati fatti con piccoli oggetti, cioè ordigni nascosti in piccoli oggetti, un cero votivo, una scatola di sgombri, di sgombri. E poi questo che cos'è? Ah, nitroglicerina anche. Nitroglicerina inserita nella sella di una bici. Ma comunque non sono tubi esplosivi, no? Come dire, così come le uova dove hanno trovato il DNA non sono tubi esplosivi, che nell'ipotesi, che è solo un'ipotesi, che Zornitta fosse una bomba dei tubi esplosivi, è ovvio che non c'era il suo DNA nelle uova, perché non l'ha fatto lui l'ordigno delle uova. Ed è possibile, più che ovvio, che l'altro intanto agisca e metta queste bombe negli sgombri e sotto la bici, ma che non sono tubi esplosivi, è un altro. Alla fine però nel processo, dove si partiva dal presupposto che ce ne fosse uno solo, con questo presupposto sarebbe stato assolto, perché sarebbero state considerate molto significative queste discordanze col DNA di uno dei due, una bomber, e della presenza di attentati nella stessa contemporanea. Io ritengo che sia probabile che fossero due, per cui queste prove di scarico non sono così decisive per me, ma resto dell'idea che le probabilità che sarebbe stato assolto sarebbero state molto elevate, insomma, no? Per cui anche per il suo buon nome sarebbe stato meglio per lui, secondo me. Fra l'altro, per chiudere questo discorso del mancato processo, sapete perché per me è stata un po' emotiva sta faccenda? Perché, d'accordo, quella prova era fasulla, per cui era giustissimo annullare il processo, cioè annullare, non, come dire, a caldo processarlo come se nulla fosse, ma
meditarci un po' sopra e comunque arrivare a processarlo per gli altri indizi, che erano abbastanza numerosi, come vi ho detto, no? Per cui sì, ce n'erano abbastanza per fare il processo, secondo me. Perché non lo fecero? Perché ci fu la prova falsa. Fu una cosa emotiva da un lato, per tutti era diventato il povero innocente vittima degli inquirenti cattivi che inventavano le prove false, quindi era un po' impopolare, ma anche di realpolitik, nel senso che poi come sarebbe stato il processo? Ah, c'erano diversi indizi da portare, questi oggetti trovati a casa sua, che ovviamente l'avvocato difensore ha voluto spiegargli, avete Kinder, lui c'era una bambina, non mi ricordo più se 5-6 anni, per cui non significano nulla gli avetti Kinder. La cosa della Biro, lui ha detto che è perché si vede che si era scaricata. Sì, ho capito, ma tu quando la scarichi la smuoti, cioè non è mai successo. Io non ho mai fatto questo, però magari si può fare. Ci sarebbe stato un bel dibattito, non il processo, come accade sempre, ma il problema, sapete qual era? Che ogni volta che l'accusa, che poi erano anche i PM e gli inquirenti, avrebbe portato una qualche indizio di colpa, l'avvocato avrebbe fatto la smorfia. Avrebbe guardato sta cosa, sta penna Biro, sto ovetto Kinder. Avrebbe poi guardato sogghignando verso il luogo dove ci sono i giornalisti e avrebbe detto: almeno questo non è truccato, promesso, garantite, sicuri, sicuri. Cioè, capito, non si poteva fare un processo serenamente dopo quella bomba spaventosa della scientifica che tarocca le prove. Tutto il processo sarebbe stato un processo non contro Zornitta, ma contro la procura e contro l'affidabilità delle indagini in Italia. Per cui, secondo me, sì, per una questione un po' diplomatica di realpolitik, pensarono, archiviamo tutto e non ne parliamo più. E non se ne parlò più. Non ci furono più indagini. E per fortuna, guardate un po' la fortuna, smise anche di colpire. Anche su questo ci furono ipotesi, no? Una è proprio che fosse lui colpevole e quindi per lo spavento non abbia più colpito. Ma visto che io penso che ce n'è quantomeno un altro, o magari che non era per nulla lui, secondo me è possibile che anche un altro, se non fosse stato lui colpevole, vedendo il processo e come si conclude, abbia pensato: ok, ci hanno perdonato tutti, non faranno più indagini. Era chiarissima questa cosa, eh? Archiviato tutto. Ma ricominciare a fare attentati sarebbe, sì, avrebbe voluto dire, insomma, beh, provocare di nuovo gli inquirenti e l'opinione pubblica. Per cui tutti quelli che sono stati coinvolti, secondo me sono minimo 3 persone, pensate un po' quanti, 2 seriali. E uno un po' meno seriale, o forse due, uno tantum, o uno un po' seriale, hanno visto questo come una specie di amnistia, o forse di grazia, visto che era così generale. Del tipo: è successo un casino, facciamo finta che non ci sia mai stato una bomber, e questi qui, che erano una bomber, hanno detto: ok, facciamo finta, perché conviene anche a loro, no? Non sono stati presi nemmeno loro. E per questo non agiscono più, perché attirerebbero di nuovo l'attenzione degli inquirenti e ritornerebbero a rischiare molto. Questa per me è una possibilità del perché poi non abbia più colpito. Sul fatto che poi tornerà a colpire è probabile, secondo me. Va bene, ho guardato adesso la scaletta, ho lasciato fuori una dozzina di punti, dal modo strano in cui sono arrivati alla Zornitta, ad altre persone, di Agostini e altri che sono stati in minima parte sfiorati dalle indagini. Non arrivo a mettere tutto in un video, mi accontento così. Conclusioni, concludendo. Beh, la conclusione la vorrei fare in senso generale su questo tipo di criminali seriali. Loro sono persone molto tristi, secondo me, un po' disturbate. Soffrono soprattutto della mancanza di notorietà, di emozioni. Il loro sogno è diventare famosi, in pratica. Probabilmente vivono in posti piccoli, noiosi, dove non succede niente alla loro vita. Ma loro hanno grandi ambizioni, un grande ego, vorrebbero la luce dei riflettori. Diventano famosi grazie agli attentati, ma lo diventano in modo oscuro. Perché sì, è vero, i media, i giornali, la televisione parlano di questo fantomatico una bomber in questo caso. Ma non c'è nome e cognome, non c'è la sua faccia di questa persona, chiunque essa sia. E quindi è sempre un po' frustrato. Lui è famoso, ma in buona sostanza non lo conosce nessuno. E d'altronde non può neanche sperare che lo conoscano, perché se scoprono chi è davvero, alla fine succede che lo arrestano. Per cui sì, c'è questa frustrazione. Agisce tanto, prende anche dei rischi, oltre a fare cose immorali, per diventare famoso, ha l'impressione quasi di esserlo, ma poi si rende conto che gli manca qualcosa, la notorietà vera. Poi
poter mostrare il suo viso, poter addirittura raccontare magari in TV come ha concepito questi crimini, perché li fa, simpatici aneddoti mentre piazzava tutte queste bombe, cose di questo tipo. Una persona famosa, no? Ma non può, perché ovviamente non è possibile che lui sia riconosciuto come una bomber, come il colpevole, e al tempo stesso non venga arrestato. Non può capitare mai. Beh, insomma, diciamo quasi mai.